Ciao amici, oggi vi porto a scoprire i tazebao in stile biella. Cosa sono i tazebao? Lo sappiamo tutti, però eventualmente rinfreschiamoci un po' la memoria. Lo dico allora. Ah, ecco che arrivo. Dunque, i tazebao. Il termine tazebao deriva dai manifesti cinesi che venivano affissi in luoghi pubblici generalmente a contenuto politico. Oggi, per estensione, diciamo che tazebao può essere anche il cartellone, lo striscione o il messaggio scritto sui muri dove, cosa questa che avviene molto frequentemente anche qui da noi. Oh, nonno, che c'è? Cosa c'è? No, non si scrive sui muri, è vero. Non si scrive sui muri, mi raccomando, anche se purtroppo ne vedremo delle belle. Andiamo a vedere un po' questi tazebao in stile biellese. Ecco, questo è il primo esempio di come ci si diverte sempre a deturpare la cosa pubblica. Io ovviamente non c'entro niente, mi limito solo a guardare. Qui siamo invece nel campo delle maledizioni. Questa immagine è stata ripresa all'interno di un cimitero. Non so se il biglietto si legge bene, comunque dice: l'augurio che posso farvi è quello di rimanere paralizzati mentre rubate i fiori. Una maledizione del tutto giustificata, direi. Andiamo avanti e qui siamo appunto con i murales, cioè con i muri deturpati. Ci sono poi anche dei messaggi veramente criptici di cui non si capisce bene il significato. Lascio a voi la possibilità di tradurre in parole povere italiane quello che c'è scritto su questo messaggio. Andiamo avanti e vediamo che l'amore non tramonta mai e quindi ci sono persone disposte a fare qualunque cosa pur di dichiarare il loro amore, anche a quello di deturpare un'intera parete. Poi l'amore magari dura due giorni, la parete resta imbrattata per tutta la vita. Ecco alcuni messaggi divertenti. Questo è apparso su una porta di un'abitazione. Si prega di non disturbare, stiamo dormendo. Evidentemente questo messaggio, questi dormono in permanenza perché il messaggio è sempre lì. E questi invece sono gli effetti deleteri della festa di Halloween importata in Italia. E non mi riferisco tanto al fatto che è stato appunto imbrattato il muro, quanto al pessimo italiano con scherzetto scritto con due Z. E qui invece la fantasia la fa da padrone. Questo libero professionista non ha trovato niente di meglio che pubblicizzare la sua attività con questi versi scritti sul retro del suo mezzo, partendo appunto dalla marca dell'automezzo, e quindi viene fuori: fiorino, fiorello, l'amore è bello, lavorare un po' meno, ma purtroppo devo. Se vuoi fare un pavimento, chiamami e sarò contento. E questa è la guerra imperitura contro i maleducati, e questo cartello è veramente divertente, almeno a mio parere. Se proprio dovete, pisciate sul muro, non sulle serrande. D'altronde lo sappiamo tutti, quando scappa, scappa. La stessa cosa riguarda la guerra tra proprietari dei cani e non. I cartelli come questi ce ne sono a bizzeffe, ognuno si sbizzarrisce. Questo ovviamente declama una grande verità: i cani non sanno leggere, i padroni sì, e dovrebbero comportarsi di conseguenza. E qui un altro messaggio scritto sui muri, e anche qui ci lascia un po' perplessi. Dov'è l'amore? Probabilmente è sparito come l'apostrofo. E qui in pieno Covid qualcuno ha voluto dare una sferzata di ottimismo e di buon augurio per tutti quanti noi. E l'occasione, se questo video vi piace o gli altri video di questo canale vi piacciono, metti un mi piace. E andiamo a concludere con questo altro manifestino sempre riferito ai cani.
indirizzato a chi custodisce i cani. Vi invitiamo a considerare che quest'area è parte dell'ingresso di un condominio e non un WC per i cani. Riflettete, gente, riflettete.